Sai cosa? Perché un'altra cosa a cui ho pensato dopo, io domenica sarò a Napoli, ok? E che partita giocano? Ma stasera anche giocava. Che partite giocano stasera? Stasera sta giocando il Napoli a Barcellona. Però quando io sarò là domenica, Giocano a Napoli. Napoli contro Non lo so. l'Inter. Porca la miseria. E Quindi vai a vederla? io posso guardare la partita, ma se faccio a gol l'Inter, io posso festeggiare poco perché siamo a Napoli e quindi Li danno. mi danno una sgalassata di botte. Ti danno una mazzata di volte. Quindi se Ma segna per sentono per telefono. radio. Quindi io la guardo, ma se vinciamo faccio finta di niente. Meno male, Sì, era sì. ora. Hai visto questa tovaglia come va bene? Hai fatto la fotografia? Alle la fotografia. Per far vedere che l'abbiamo già messa. Lo chiameremo switch, questo tuo modo di fare. Switch vuol dire, sai cosa vuol dire? Ma adesso parli anche inglese, fammi capire. Come hai capito la parola switch? Perché sapevi dove andavo a parare. C'è una tendenza degli italiani a italianizzare le parole inglesi. Switch vuol dire cambio. Quindi to switch vuol dire cambiare. In italiano diventa switchare. Cioè se io switcho la mia carta, ho cambiato carta. Sguiccio, Da adesso, ogni volta che tu farai questa mossa del cambiare argomento, io ti dirò switch. sguiccio.